Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Di come si sono svolti, come si è svolta tutta questa grave attacco e diciamo distruzione della diga, perché lo ricordiamo, se avete sentito il telegiornale, c'è uno scambio di accuse fra ucraini e russi sulla responsabilità di questo, di per chi ha fatto veramente saltare la diga. Luca. Dunque, sono stato naturalmente nei territori controllati dai russi, quindi a sud del fiume Dnipro, ed è un territorio altamente militarizzato. Da queste immagini, per esempio, possiamo vedere come queste trincee su cui si stanno, per esempio, ecco, su cui sono sdraiati questi soldati, proseguono veramente dalla costa del Dnipro fino alla costa del mare d'Azov e del Mar Nero. Quindi si tratta di una regione che è stata trasformata in una unica ed enorme linea di difesa da parte dei russi, aspettandosi la controffensiva ucraina. Questo già a partire dal novembre scorso, da quando i russi lasciarono la città di Kherson. Quindi si tratta davvero di una zona molto molto militarizzata, in cui è veramente anche in alcuni casi difficile per i russi convivere con una popolazione locale. Ecco, qui vediamo per esempio tutte queste trincee che si estendono lungo tutte le steppe tra il fiume e il mare, e per i russi, dicevo, non è sempre facile convivere con una popolazione locale che, a differenza del vicino Donbass, sta dimostrando nelle sue fette maggioritarie, comunque in altre fette, di non accettare la presenza russa, ma invece di aspettare in gran parte il ritorno dell'esercito ucraino. Quindi è una situazione non facile per i soldati russi su quei territori. Sulle dinamiche concrete di poi che cosa sia successo in merito alla diga, questo io non lo so, non ho abbastanza informazioni. Sicuramente quello che posso dire è che la diga di Novopokhovka, come la centrale nucleare di Zaporizhia, rappresentano per i russi delle infrastrutture critiche fondamentali, tanto per l'influenza che possono esercitare su tutta l'Ucraina, perché evidentemente l'energia e l'elettricità che passa da queste infrastrutture è decisiva. Ecco, qui in questa immagine vediamo i soldati ceceni, le forze speciali cecene che pattugliano le strade appunto intorno alla diga di Novopokhovka. Ricordiamo un dato: i ceceni, e poi concludo, controllano gran parte dei territori che sono intorno a questa stessa diga, svolgendo, come vediamo da queste immagini, operazioni di controllo, di polizia, stando anche molto a contatto con la popolazione locale. Quindi hai sottolineato che questa diga tutta la zona, la centrale, forniscono elettricità a tutta l'Ucraina, non soltanto a quella zona, alla Crimea. Certo, si tratta di Zaporizhia e la centrale di Novopokhovka, sono due infrastrutture critiche attraverso cui diciamo chi le controlla può in qualche modo avere un'influenza su gran parte del resto del paese, sia per quanto riguarda appunto la gestione idrica che per quanto riguarda la distribuzione dell'elettricità. E quindi controllarle non ha soltanto un significato strettamente militare, ma un significato proprio di capacità di influenza e di tentativo di influenza della popolazione di gran parte del resto dell'Ucraina. Insomma, da queste infrastrutture critiche poi si può determinare se gran parte della popolazione ucraina avrà o meno acqua, avrà o meno elettricità. Vado da Natali Tocci per...